allentamento delle misure anti-Covid. Abbiamo chiesto agli imperiesi cosa ne pensano. Mi sembra in linea con la situazione generale. Personalmente sono contento di questo allentamento, ma mantengo un atteggiamento prudente. Dipende dalla dimensione del locale in sé, nel senso che se al supermercato evito anche perché vedo che c'è un'area abbastanza grossa che mi possa permettere di mantenere un distanziamento normale, e nel locale un po' più piccolo la continuerò a tenere, sì. Sì, io continuerò a portare la mascherina nei luoghi dove è necessario, dove c'è assembramento. Continuerà a mettere la mascherina nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi? Sì, per adesso sì. All'aperto no, ma nei luoghi chiusi sì. Sì, continuerò a portare. No, se non è obbligatoria no, ne faccio volentieri a meno. Ma secondo me sarebbe meglio portarla la mascherina nei luoghi chiusi. La mascherina la porto sempre io. In luoghi al chiuso, sì, penso di sì. È una questione forse di più di abitudine che di fiducia. No, non credo, non penso che continueremo a portare la mascherina. La porto. Se vado in mezzo alla gente, la porto. Assolutamente sì, perché prevenire vuol dire proteggersi, non curare, che è la cosa principale se uno ci tiene alla sua salute. Incolumità proprio è quella degli altri. Ma mi sembra giusto di sì, nei posti chiusi dove c'è tanta gente che non si conosce, forse è meglio metterla. Dove è necessario usare la mascherina, dove non è necessario non usarla, insomma usare il buon senso. Come al solito usare un pochino di buon senso, se il locale è piccolo magari evitare di entrare in tanti, le poche misure di sicurezza che siamo già abituati noi ad usare normalmente, ma come buona abitudine e buon uso, ecco, niente di più, un po' di buon senso. Lo faccio dove credo che ci sia un assembramento, quindi un pericolo. Anche se, ragazzi, cioè, sono 2 anni che ce la stanno facendo fare questa simpatica cosa, quindi direi che basta. Ognuno deve fare quello che si sente. Basta non invadere lo spazio altrui, secondo me, no?